Resta il caos a scuola. Molti presidenti di regioni infatti hanno reso noto che lunedì 18 gennaio le scuole non riapriranno e che almeno temporaneamente proseguiranno con la didattica a distanza anche alle scuole superiori. Tutti a casa dalla seconda media in poi nelle zone rosse, Lombardia ed Alto Adige, mentre in Sicilia sono stati avviati i test per alunni e docenti anche in vista del possibile rientro per elementari e prime medie. Quindi in tutto il paese tornano in aula 800.000 studenti delle superiori, seppure in alternanza. In Friuli Venezia Giulia le superiori non riaprono. Lo hanno fatto sapere il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in riferimento alla decisione del TAR che ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro la sua ordinanza di chiusura delle scuole superiori fino al termine di gennaio. Sicilia, il presidente Musumeci: se i contagi non scendono chiudo tutte le scuole. Il governatore siciliano è categorico: se tra due settimane i dati non ci dovessero convincere stabiliremo misure maggiormente restrittive e chiuderò anche le scuole primarie e le prime classi delle medie. Puglia, Michele Emiliano: didattica a distanza alle superiori per un'altra settimana. Basilicata, confermata la didattica a distanza fino al 31 di gennaio.